il borgo antico di Termoli sorge su un antico promontorio ricco di secoli di storia, cultura e tradizioni. Molte incerte sono le origini etimologiche di Termoli. Alcuni studiosi fanno derivare il nome da Termule per la presenza di antiche terme romane, altri invece da Interamnia per la sua ubicazione tra due fiumi, il Biferno e il Sinarca. Altri ancora da Tresmole, per via delle tre torri principali del sistema difensivo, infine da Terna o Termine, cioè città di confine con la Puglia. È altrettanto incerto identificare l'attuale Termoli con l'antica buca, porto dei Frentani, che Strabone colloca a 200 stadi, circa 40 km dal lago di Lesina. L'individuazione di un preciso periodo storico cui far risalire il primo insediamento urbano nel territorio di Termoli non è cosa semplice. La città oggi si presenta suddivisa in due zone ben distinte per caratteri architettonici: il borgo antico, che si protende sul mare come una prua di una nave, e la città nuova, che si eleva dal livello del mare poco meno di 30 metri. Qualunque siano le origini di Termoli, l'attuale borgo antico è frutto di successive ricostruzioni. Infatti, furono probabilmente gli abitanti di Cliternia, distrutta dai Visigoti nel 412 d.C., a scegliere il piccolo promontorio su cui è situato il borgo antico, che i Longobardi prima e i Normanni poi delimitarono con città muraria. Per secoli, fino al 1847, gli abitanti di Termoli hanno vissuto all'interno del borgo, che è di natura peninsulare. L'impianto interno del borgo conserva caratteristiche tipiche dei borghi medievali, quali la cinta fortificata, l'impianto a spina di pesce, i vicoli stretti e tortuosi, a volte ciechi o con pittoresche scalinate, che si adattano all'andamento irregolare del territorio. Il 1847 segna per il borgo antico l'inizio di una serie di trasformazioni seguite alla visita e alla conseguente autorizzazione di Ferdinando II a costruire fuori dalle mura. Venne definito il tracciato dell'attuale corso nazionale lungo il quale si sarebbe avviata la costruzione della città nuova. Conseguentemente seguì la demolizione di parte delle mura nei pressi del castello Svevo per creare un nuovo accesso al borgo. Termoli fu fortificata nel VI secolo sotto la dominazione longobarda attraverso una solida cinta muraria alternata a torrette. Successivamente fu ampliata sia in epoca normanna che in epoca sveva e infine riedificata nel 1945. Delle torrette dislocate lungo le mura oggi restano la Torretta Belvedere e i ruderi della Torretta Tornola. Il borgo antico nei secoli ha subito molti danni e devastazioni a causa dei terremoti e delle incursioni saracene come quella del 1566, la più tremenda, per opera di Piali Pascià, rievocata storicamente ogni anno il 15 di agosto. Affacciandosi dalla cinta muraria è possibile osservare il trabucco, tipica costruzione in legno sul mare utilizzata per pescare. È costruito in legno di pino d'Aleppo. Secondo alcuni storici locali, il suo utilizzo risalirebbe addirittura al tempo dei Fenici e sicuramente rappresenta il più antico strumento di lavoro ancora in uso tra i pescatori che operano lungo le coste del Medio e del Basso Adriatico. I trabucchi sono frutto di secoli d'esperienza e di numerosi tentativi susseguitisi ad ogni mareggiata che distruggeva anche solo in parte la stratificazione precedente. Vista l'importanza del pesce nella tradizione cittadina e nella cucina molisana, molti sono i sistemi di pesca adottati e i piatti tipici preparati con diverse varietà di pesce. All'interno del borgo si trovano anche i due monumenti più importanti della storia della cittadina termolese: il castello Svevo, che è il simbolo più rappresentativo della città, un'icona senza tempo, l'idea stessa della città. È stato costruito da Federico II di Svevia come torre di vedetta sull'Adriatico e denota un periodo di splendore intorno al XII e XIII secolo.
la cattedrale in stile romanico, dove sono conservati i corpi dei santi patroni della città, San Basso e San Timoteo, discepolo di San Paolo. Risale ad un'antica costruzione dell'undicesimo secolo che, oltre a testimoniare la presenza di un vescovo e quindi di una diocesi, è anche il fulcro del borgo, luogo verso il quale confluiscono strade e vie. Essendo la vita marinara storicamente legata con quella civile della città, le ricorrenze e le tradizioni di Termoli sono molto legate al mare, come testimonia la peculiare festività di San Basso, celebrata annualmente il 4 di agosto, nella quale un simulacro del santo viene portato in processione su un peschereccio della marineria locale, sorteggiato con cerimonia ufficiale fino a ritornare nella città vecchia. Visitando il borgo antico si ha subito la sensazione di rivivere la tipica realtà marinara di un tempo, tra i sapori, l'arte e gli antichi mestieri.